Roberto Scarpini, vengo da te. È il tuo momento. Allora, volevo capire, no? In questo caso, a casa Inter come si ragiona, no? Abbiamo già visto Marotta, ha parlato, abbiamo visto anche adesso le loro chiaramente dichiarazioni. Insomma, un giocatore che non vuole stare non si trattiene contro la forza, però ci deve essere anche un'offerta per poterlo far partire. E giovedì sera, un'ora dopo la fine del mercato, l'Inter gioca, il che vuol dire che a parole possiamo vedere Perisic che va a destra, Candreva che va a sinistra, Miranda che se ne va da un'altra parte, tutti vanno via. Però siccome poi devi completare una stagione, non è che lasci andare dei giocatori, perché l'organico, l'Inter, che piaccia o no, per ora è impegnata nella ricerca del un posto in Champions League, in campionato, cercare di arrivare più in alto possibile in Coppa Italia, e avrà la Lazio un'ora dopo la fine del mercato, e poi l'Europa League. Quindi impegnata su tre fronti, un organico già contingentato dalle normative UEFA, visto che siamo all'ultimo anno in cui si paga dazio, e non può vedere uscire giocatori senza che ci siano delle istruzioni adeguate. Gianluigi diceva poi verrà fatto qualcosina, sì, è logico allora che essendo il tempo così ridotto non puoi pensare che vengano, ipotizzo, è un'ipotesi, che vengano fatte alle 19.59 di giovedì le operazioni in uscita, perché non avresti tempo di fare quelle in entrata, e quelle in entrata comunque, se tu ti liberi di un giocatore alle 19.59 di giovedì, sicuramente non puoi farli giocare alle 21 perché non sono più tuoi, e difficilmente riesci a farli giocare acquistandole alle 19.59 un'ora dopo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Coppa Italia è un obiettivo, è un momento in cui, l'abbiamo visto nella giornata di ieri, delle condizioni fisiche non ottimali di Perisic e Politano, cui si aggiunge l'infortunio di Keita, mette l'Inter in una condizione un po' particolare rispetto a una stagione dove abbiamo sempre avuto tutti quanti a disposizione, che è quella di ieri non aveva la possibilità di avere degli esterni, c'era solo Candreva di ruolo. Da lì l'idea di cambiare la soluzione tattica utilizzando degli uomini differenti. La stessa cosa si potrà riproporre nella partita di giovedì, vedremo Politano se sarà in grado di recuperare. Ieri nel post partita di Inter TV Spalletti ha detto in maniera chiara: i medici mi avevano sconsigliato di farlo giocare, l'avevo portato in panchina e ho rischiato a fargli fare quei 20 minuti. Mi sono preso quella responsabilità perché volevo provare con Politano e Candreva ad andare sull'esterne per cercare di entrare nella difesa del Torino, cosa che non riuscivo a fare fino a quel momento. Insomma, quello che accadrà lo vedremo. Le parole di Marotta ieri sono state inequivocabili, molto asciutte, molto perentorie. Il giocatore ha fatto una richiesta, non so se solitamente, qui siete più esperti voi a memoria che ragionate di mercato, se sono mai state fatte dichiarazioni in maniera così precisa sulla volontà di un giocatore di andarsene e le decisioni del club di conseguenza. Ha detto la cosa poi più logica, però che lui abbia piacere di fare un'esperienza altrove la possiamo capire, però ha un valore patrimoniale rimane, e pertanto ci deve essere una contropartita adeguata. Altrimenti tutti quanti rimarranno felici di dare il proprio contributo per raggiungere i nostri obiettivi. Ecco, quello di cui ci si interroga, visto magari anche l'ultima prestazione di Perisic, Giulio Peroni, è: dovesse rimanere, rimarrà felice? Né lui, né gli 80.000 che si spera ci saranno alla prossima partita dell'Inter. No, perché è chiaro che dal punto di vista di un professionista, su Giulio chiudo, giusto per, chiaramente sì, è ovvio che un professionista deve continuare a fare il suo lavoro, è pagato per questo, è pagato dalla società, sì, il giocatore è praticamente, sì, come anche un dipendente della società, però... Questa è deontologia, cara Laura. Sì, no, vabbè, devo farla calcio, perché è normale che dovrebbe essere così. Ma tu fai così bene a sottolinearlo, ma purtroppo appunto la deontologia, fatti, quindi la professionalità però, nel calcio... Spesso è un concetto così, è un desiderio, ma non è un qualcosa che avviene. Allora, Perisic in questo anno non ha dimostrato perfettamente di essere deontologicamente preciso al centimetro, nel senso che tu puoi anche andartene, ma comunque sei sotto contratto, sei lautamente pagato, fai parte di un progetto, di un club importante, prestigioso, che ti ha dato una certa visibilità, quindi si richiede tu sia professionale fino all'ultimo.
A me più che la sua, come dire, l'atteggiamento, la conduzione di Perisic in questa vicenda, colpisce, ma con una domanda di fondo, questa esternazione da parte di Spalletti, questa missione da parte dell'Inter, il giocatore non vuole più rimanere. Cosa che è stata fatta da parte di Marotta. Di Marotta. Colpisce perché qui però bisognerebbe chiedere, cioè, l'interpretazione. Io mi faccio una domanda perché mi risulta, cioè, che difficilmente si esterna in questo modo. Sembra quasi, però metto il condizionale davanti, una, come dire, una richiesta per favore dall'Inghilterra. Dateci magari notizie che esistete, perché il tempo stringe. Però potrebbe anche voler dire un'altra cosa. Potrebbe voler dire: caro giocatore, noi vogliamo, ma non possiamo, non c'è nessuno che ti vuole, la dico in maniera... Però questo Giulio gli sarà stato detto al colpisce. Giocatore, o no? Certamente, allora... Però non Scarpini... penso che una società come l'Inter, un dirigente come Beppe Marotta, abbia bisogno di dover usare il mezzo televisivo per dire qualcosa a un suo tesserato. Le cose, però se, siccome ha detto, il giocatore ci ha fatto sapere di avere volontà di provare un'esperienza altrove, quindi ha manifestato il proprio desiderio, vuol dire che c'è stato un dialogo, se non fosse col giocatore, col suo agente. Però le cose le dici al diretto interessato, non c'è bisogno di fare un comunicato, di far sapere al mondo che... Quindi a domanda ha risposto, io dico ha risposto con sincerità. Cioè, ha detto come stanno le cose. Spesso si dice che fare mercato e dire delle bugie a fin di bene, a volte invece in questo caso probabilmente assistiamo. Poteva anche venir detto qualcosa di diverso, del tipo: oh, Perisic è un giocatore dell'Inter, non cambiava niente. No, sono d'accordo. Se però... c'era una trattativa, andava avanti comunque. Però tu mi insegni. Dicendo che la o non dicendo. A volte in questo caso. Lascia il passo, perdonami se ti dirò. Alla tattica, alla strategia, cioè c'è qualcosa dietro, hai ragione tu, probabilmente lì c'è, cioè, tra loro c'è un ci parliamo, ma è un messaggio votato all'esterno. Però hai ragione quando dici, però ci sono due problemi da parte dell'Inter, più ancora che del giocatore. Uno, che è quello del rimpiazzo, mancano poco più che 48 ore, non è che lo puoi sostituire solo perché è Perisic, ma perché ti manca l'uomo in quella posizione. Secondo punto è quello che non è, come dire, non è da meno, che è quello della plusvalenza, cioè della minusvalenza, anzi, che si potrebbe creare nella misura in cui Perisic dovesse essere, tra virgolette, svenduto. Ma io credo questo che questo non avverrà. Questo è uno dei passaggi chiave. Tra l'altro si parla di una vendita a titolo definitivo. Il direttore ha detto una cosa molto evidente: c'è un valore patrimoniale da rispettare. Traduzione di tutto questo è: il giocatore ha manifestato un interesse, va bene, noi cerchiamo di accontentarlo, ma per poterlo accontentare lui ha un valore di cartellino e da lì si parte. Possiamo dire che c'è, tra virgolette, la possibilità che comunque rimanga il giocatore. Vabbè, certo, se non arriva l'offerta giusta, per forza rimane. Alberto Scotta, guarda, lo sapere anche... Con la logica del rimane e arriva, Adriano è stato visto partire per andare da giocare da Abramovic, che sarebbe stato visto almeno 10 volte, non c'era ancora tutta questa frenesia di programmi che ci sono adesso, tutti i siti eccetera, perché torniamo indietro di tanti anni, con la borsetta con i 100 milioni dell'emissario di Abramovic che arrivava a Milano e sembrava che ci fosse un tonto che girava con una valigetta con 100 milioni dentro e diceva: scusate, devo andare a comprare, a chi li lascio questi che mi porto? Ecco, non è mai successo, non c'è mai stata la valigetta, i 100 milioni, di chiacchiere se ne leggono 100.000, vedremo. Marotta l'ha detto in maniera chiara, gli è stato chiesto: ma ci sono state contatti e offerte? Ha detto no, se ci saranno verranno valutate. Alberto Scotta, volevo sapere anche la tua opinione. Io vorrei sapere se Longari ha notizie, se magari può mandare Cille a vedere se c'è uno con una valigetta. Dopo chiediamo se c'è qualcuno con la valigetta in giro. Io credo che Marotta sia un dirigente talmente esperto che nel momento in cui fa una dichiarazione pensa a cosa dice e pensa qual è il suo scopo. Quindi non credo, cioè credo ci sia la sincerità di un problema Perisic all'interno dell'Inter. Penso che Marotta abbia fatto questa esternazione, sono più d'accordo con te, per cercare un acquirente che portasse veramente il denaro. Anche perché, conoscendo un po' qual è il sentimento verso Perisic di alcuni tifosi dell'Inter, il fatto che venga detto
a tutti che Perisic non è così contento di rimanere. Sì, diciamo o vuole che la situazione via, ambientale poi sarebbe, se poi resta, esasperatissima. Non è facilissimo poi farlo rimanere in squadra. Sì. Quindi non lo so, io credo che ci sia una trattativa in atto comunque. E credo che l'Inter, se può, cercherà di agevolare questa cosa, anche perché Marotta l'ha fatto anche nella Juventus, nel momento in cui l'ha sempre dichiarato, nel momento in cui un giocatore non è contento di restare, quella è la porta. Non detto esattamente così, ma quasi. Quindi io credo sia così. Non so, e qui sono d'accordo con Scarpini, dico, non so come si faccia a sostituire Perisic in 3 giorni, perché comunque certo, è un capitale per l'Inter, è sicuramente un giocatore molto importante. E i nomi che ho sentito, De Paul, Carrasco, sì, ho sentito Lozano, quello sarebbe sì un grande acquisto, ma non credo che il PSV possa poi... Gianluigi ci confermi. No, penso che sia impossibile, sia Lozano che Bergwijn sono giocatori che l'Inter sicuramente segue, ma hanno un costo troppo elevato, perché comunque anche le difficoltà legate al trasferimento di Perisic sono appunto dal punto di vista economico, per cui non c'è l'Arsenal che ha la possibilità di sborsare un acquisto a titolo i soldi necessari per completare un acquisto a titolo definitivo seduta stante. Si parlerebbe di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno, per cui o con una formula analoga, ma è difficile che dall'Olanda la prendano in considerazione per i due giocatori più talentuosi della rosa. Va bene, concordo, va bene. Con quanto diceva Alberto. Esatto, va bene, grazie. Va bene, perfetto. Questo per fare chiarezza, grazie Gianluigi. Che dobbiamo specificare alcune cose. Sì. In primo luogo l'infortunio che ha privato Spalletti di Perisic nella gara contro il Torino. Detto questo, la chiarezza da parte dell'Inter è stata totale, con le parole di Beppe Marotta nel prepartita, in cui ha fatto presente la volontà del giocatore di accettare un'altra offerta, cercare una sfida altrove con una maglia diversa rispetto a quella dell'Inter. È una situazione che chiaramente l'Inter deve gestire, con la consapevolezza di non poter certo svalutare un patrimonio così importante come quello di Ivan Perisic, che soltanto l'estate scorsa e quella antecedente aveva difeso con le unghie e con i denti dall'interessamento del Manchester United. Per questo motivo l'Inter sta valutando le opzioni possibili, con l'Arsenal che continua a spingere rispetto a questa possibilità. Sta venendo meno l'ipotesi di uno scambio che possa, uno scambio ovviamente tra virgolette, che potesse coinvolgere Candreva e Yannick Ferreira Carrasco, a causa del fatto che comunque Candreva non è diciamo soddisfatto della destinazione cinese. Comunque hanno una differenza di ingaggio sostanziosa i due, visto che Ferreira Carrasco in Cina al Dalian percepisce all'incirca 10 milioni di euro a stagione, ed è molto difficile da far combaciare con le possibilità economiche dell'Inter, soprattutto in questa fase pre-fine del discorso col fair play finanziario con la UEFA. Per cui l'Inter sta valutando tutte queste possibilità. Oggi mi risulta che ci sia stato un incontro con l'entourage di Rodrigo De Paul, con il quale l'Inter ha già un accordo per la prossima stagione, nel tentativo di sondare la possibilità di anticipare questo investimento, ed è stato un incontro sicuramente fruttuoso con l'apertura da parte di De Paul. Rimane da capire se l'Udinese chiaramente sarà parte in causa di questa trattativa oppure si opporrà, perché il discorso che l'Inter ha avviato con i friulani era in ottica estiva e non invernale. Cercheremo di capire tutto questo, probabilmente di questo stanno anche discutendo i dirigenti dell'Inter con Luciano Spalletti a cena, come vi stiamo raccontando. Come mai si è arrivati così a ridosso degli ultimi giorni di mercato? Che cosa è successo? L'ho chiesto poco fa, perché la domanda è Scarpini super... è abbottonato, ma in modo tra l'altro lui è clamoroso. Strabottonato. Va capito una cosa, cioè siamo tutti a farci questa domanda: perché all'ultimo? Lo vedi da mesi che è lì che non dà il massimo, voglio dire, ma devi aspettare che ti dica che non... perché proprio gli ultimi giorni ti deve dire io vorrei cambiare aria? Allora, può sembrare quindi una chiara strategia in realtà. Allora, fermo restando che hai detto giustamente tu, Laura, cioè questo giocatore ora è difficile riproporlo a San Siro, già lo era senza queste dichiarazioni in virtù delle ultime performance. Giulio, anche lo stesso Perisic ha fatto dichiarazioni importanti, ecco, pubblicamente, dicendo voglio andare via. Attenzione, che in realtà il sostituto... Dichiarazioni importanti, forse. Non dite cose imprecise, che poi la ce gente l'ha attacca, ci crede. Scarpino, non ha... Non ha mai detto Perisic, non c'è un virgolettato di Perisic in cui dice me ne voglio andare. No, però non ha mai detto avrei voluto. Però un conto è mettere in bocca a Marotta quello che ha detto Marotta. No, ma scusa un attimo, Roberto. Quello che Perisic non ha detto. Ma Roberto, ma Perisic non aveva fatto tempo fa alcune esternazioni che i tifosi dell'Inter non avevano preso bene? Ma proprio, peraltro, proprio nell'immediata precedenza delle due partite decisive in Champions League. Un attimo, uno per volta. Roberto, perdonami, sei un amministratore delegato, quindi diciamo il vertice
vertice più alto. Sì, no, a parte questo adesso. Esce in maniera diretta. Questo l'abbiamo capito, ma io dicevo, siccome io in passato c'erano stati... diceva Perisic, due punti, ha detto che... No, no, certo. No, io ho detto che... scusa, Scarpini, mi piacerebbe giocare in Premier League, è un'altra cosa. Ok, però se tu dici mi piacerebbe giocare in Premier League quando sei nell'Inter, non è che è bellissimo per i tuoi tifosi. Assolutamente. Gianluigi. Laura, però la sensazione... Sì, sì, quello che è successo, Perisic, se non mi sbaglio, forse... anzi sicuramente il direttore Scarpini ha una memoria storica più precisa della mia, secondo me lo disse prima della gara di Champions League a Londra col Tottenham, se non mi sbaglio, nel presentare quella partita lui fece questo tipo di esternazione che chiaramente lasciò abbastanza giocando colpiti. Con gli inglesi ti piacerebbe giocare, esatto. Parla di interessamento, mi piacerebbe giocare, però, ma non è un problema, cioè ha detto quella cosa, in maniera un po' ma diversa. Non contesto quello che ha detto Perisic, contesto che venga detto che ha detto una roba che non ha detto. No, io non ho detto niente, ho detto che aveva già mostrato dei segni di andare via. Non ho detto, detto che Perisic ha detto che se ne voleva. No, io non ho detto questo. Ho sbagliato io allora. Ho detto semplicemente che aveva già manifestato dei segni che non erano piaciuti ai tifosi e mi sono andata a chiedere a Gianluigi Longari specifica perché mi ricordavo di questa esternazione, come dicevate poi insieme, che voleva andare a giocare nella Premier. Nel pre-partita di Tottenham Inter. E mi ricordo che i tifosi dell'Inter ci erano rimasti molto male. Sì. Roberto, però, perdone, il fatto che, come dire, dici bene, non è stato Perisic così diretto e frontale, ma è stato... il massimo dirigente. Questo a ora, sì. La sensazione è che forse sia forse più un'esigenza dell'Inter venderlo questo già capire. Che la volontà del giocatore, che resta quella, ma come dire, insomma, affrettiamo questa secondo me dobbiamo divorzio. Solo che aspettare le prossime ore, perché una dichiarazione ufficiale rilasciata ieri, neanche 24 ore fa, da parte dell'amministratore delegato dell'area sportiva. Vediamo quello che accade, il mercato chiude fra 3 giorni e quindi non c'è molto da dover aspettare. Se qualcosa deve accadere, Cilli lo ricordava giustamente, lo dicevo anch'io, deve accadere rapidamente, perché non è solo l'Inter deve trovare il sostituto. Se l'Inter avesse già in mente di trovare il sostituto, quel sostituto deve essere sostituito da qualcun altro da dove lo prendi. Prima dicevano De Paul, perfetto, e non è che l'Udinese è lì fresca fresca che dice ma sì, ve lo do perché ce l'ho qua che non mi serve, no. Quindi quante volte avete visto voi che raccontate il mercato con tanta dedizione di particolari, operazioni che non si sono concluse per colpa del terzo incomodo, cioè due club d'accordo, facciamo l'operazione, però chi deve andare a sostituire quello che va non raggiunge l'accordo o non trovano il giocatore e l'operazione salta, e capita. Quindi sono situazioni complesse, il poco tempo, hai ragione a dire, il poco tempo non aiuta, non è un elemento favorevole, però ci sono ancora 48 ore almeno, secondo me tra le 36 ore, insomma, i tempi tecnici per capire se questa operazione si andrà a sviluppare. Vabbè. Ma voglio ricordarti una cosa, visto che ti ho tirato le orecchie una volta, lo faccio due, poi sto zitto tutta la sera. Sera ce la gomma. Tu prima hai detto, Perisic se ne vuole andare perché... non è contento di giocare con Icardi. No, io non ho detto, io chiedo, c'è una po' di differenza. Io faccio le domande, non faccio le affermazioni. Io mi chiedo, magari ha qualche problema. Okay, allora, fammi la domanda. Magari ha qualche problema da giocare insieme a Icardi. Ti rispondo con dei numeri. Intanto l'anno scorso ha fatto 11 gol, il signor Perisic, e 8 assist, la maggior parte dei quali è Mauro Icardi, che di gol ne ha fatti un tombolo. Grazie proprio ai palloni di Ivan Perisic. Poi non è che è arrivato un allenatore nuovo, l'anno scorso giocava in una maniera, adesso è arrivato un nuovo allenatore, oppure lui giocava da un'altra parte dove faceva 40 gol, è arrivato qua e non segna più. No, sono lo stesso allenatore, gli stessi compagni, lo stesso modulo, quindi è una teoria che non ha le gambe per camminare, perdonami. No, no, ma io faccio posso chiedere. La domanda per fare tutto quello che grazie. Vuoi, ti rispondo. Almeno quello. L'importante è che metti il punto di domanda alla fine e non lasci i puntini in sospensione, perché sennò bisogna capire il mio chi tono. A casa lo legge come un'affermazione, non, vero, non come non un quesito. Perché io lo pongo a voi il quesito. Va bene. Giulio Peroni. Sempre volariamente. La morale che ha ragione Scarpini, e la morale però dice che Perisic non segna più, non serve più molti assist ai Cardi, e Cardi segna molto meno. Quindi purtroppo è come se quel blocco portante dell'Inter a oggi
non fosse più, non è più redditivo. E allora più, non è più redditivo forse non solo per responsabilità di Perisic. Ecco perché qui i tentativi di affiancare, anche se mettendolo qualche metro indietro, Lautaro Martinez, questo è un esperimento, cioè l'asse Icardi-Perisic è tramontata da un pochino. Spalletti gradualmente sta cercando delle alternative, per ora non stanno funzionando. Insomma, si dice che Icardi debba avere un partner, però questo partner lui stesso non lo vuole. Ecco, queste sono dichiarazioni invece sì di Spalletti più o meno ufficiali e ripetute. Quindi diciamo che è tornata ad essere un cantiere l'Inter, con o senza Perisic, credo che continuerà ad esserlo. Ma chiudo, la mia sensazione per i tempi, per le dichiarazioni non del giocatore ma di Marotta numero uno, la mia sensazione, però non me ne vogliate, mi figlio le responsabilità, ma potrebbe essere un'interpretazione sbagliata, è che in realtà l'Inter il sostituto ce l'abbia e come già pronto e che debba però aspettare l'uscita e quindi accompagna alla porta il signor Perisic. Ma tornando a te Giulio Peroni, quindi Marotta no, quindi, ha già pensato allora, quindi, a chi allora, io sarà sostituto che, di Perisic? Sì, quindi sia una strategia quella di Marotta, quella di accompagnare Perisic, perché c'è già discorso avviato e propositivo da parte dell'Inter, che quindi non subirebbe in questo caso le richieste di Perisic, ma anzi le avvallerebbe in virtù di una scelta dell'Inter, non di Perisic, questo va detto. Quindi Inter presumibilmente protagonista. Allora, al di là di De Paul, pare che ci sia questo, potrebbe esserci questo scambio con l'Arsenal, con Ozil. Allora, Ozil è un giocatore molto talentuoso, è un 88. Ha fatto dal 2013 con la squadra inglese 30 gol in 150 partite, quindi è un giocatore che ha una media insomma, di tutto rispetto, magari non è nella sua fase migliore, insomma è comunque un trentenne, bisognerebbe sapere con quali stimoli arriva qui. È un giocatore estroso, un giocatore diverso tecnicamente da Perisic, ma se tanto vi dà tanto che Spalletti abbandona o comunque è prossimo ad abbandonare 4-2-3-1, cosa che sta facendo anche di recente, un giocatore come Ozil potrebbe essere utile anche nel 4-2-3-1, per certo, carità, ma comunque un pochino forse più, come dire, modulare rispetto allo stesso Perisic. Credo che sia giusto sottolineare come l'Inter continui a lavorare per Barella, centrocampista del Cagliari. L'Inter è forte nella corsa al centrocampista del Cagliari, non fosse altro che ha il gradimento del giocatore che al momento non vuol sentir parlare di altre soluzioni, di altre destinazioni. Luca Cilli, Giulio Peroni aveva fatto un nome però, quello di Ozil. Come ti sembra? Uno che guadagna tanto. Il giocatore non si discute. Però in questo momento l'Inter non ha bisogno di quel tipo di giocatore e non gradisce quella contropartita. Vorrebbe solo cash, vorrebbe solo soldi. Questo è quello che è filtrato. Poi le strade del mercato sono infinite, sono clamorose, sono pazzesche, tutto può avvenire nel giro di pochi attimi. Però al momento non è quel profilo che segue l'Inter, che non vorrebbe contropartita ma solamente soldi. Giulio, volevi... Però perdonami, hai ragione, però bisogna calcolare le tempistiche, cioè devi venderlo bene e devi comprare qualcosa che sia all'altezza. Quindi sono due, come dire, due, certo, filoni, due attivazioni. Giulio, io e in 48 benissimo. Ore è difficile. Quindi è per questo ti dico, cioè la formula dello scambio è un'ipotesi, ovviamente, un nome, circola questo nome, e piace comunque questo nome, anche se diciamo non è nella sua fase più splendida e splendente. Vuol dire che tu unisci due situazioni. È chiaro che tu non fai plusvalenza, però voglio dire, comunque ti privi di un giocatore per prenderne un altro. Fermo restando che può anche essere uno scambio che apre altri scenari. Però adesso non so quanto guadagna, però mi sembra di aver capito, di aver letto da qualche parte che guadagna un botto di quattrini. Infatti potrebbe esserci, quindi... uno scambio non alla pari, questo è un altro scenario. Ci potrebbe essere un conguaglio, o comunque un inserimento di un altro giocatore, un'opzione, non lo so. Cioè, io credo che i tempi liberiamo siano un attimo stretti. Luca Cilli in questo momento. Luca, grazie intanto per il momento, ti liberiamo. Lui guadagna tantissimo, grazie, perché lo scorso anno arrivò a una situazione analoga a quella di Alexis Sanchez, che poi non fu trattenuto dall'Arsenal, ma scelse di firmare per il Manchester United, era praticamente in scadenza di contratto, per cui gli fu proposto un rinnovo mostruoso in doppia cifra, superiore ai 15 milioni di sterline. Per questo motivo l'ingaggio non è nemmeno paragonabile a quello di Perisic per quanto riguarda Ozil. Ecco, grazie Gianluigi, infatti sarei venuta da te proprio per chiarimenti a brevissimo. Quindi a questo potrebbe punto... accettare,
potrebbe accettare anche. Voglio dire, se tu cerchi nuove sfide, non è che vai sempre al rialzo. Se rimane lì... Secondo che, Scarpini? Cioè, allora, un giocatore che dalla Cina vuole tornare a un calcio più performante, posso capire, l'abbiamo visto con Witzel, che è ritornato indietro, e se la guadagnava X, è tornato a dimensioni di un calcio continentale che è X meno Y meno Z meno Q meno R meno S meno T. Ma se tu sei in Premier League, nell'Arsenal, e hai la cifra come ingaggio che ci ha appena detto Gianluigi, non è che vuoi scappare da... Poi tu dici, le motivazioni per un atleta possono essere tali che lì magari non entra più nei piani tecnici dell'allenatore, gioca meno, si sente meno importante, posso dire, vale tutto. Vale la tutto. Differenza la può pagare, però, l'Arsenal del contratto, voglio dire, cioè esistono anche queste formule, no. Che un pezzo di come dire, di ingaggio lo paga uno, cioè, voglio dire, è come dire, estremamente aperta come situazione. Uno vedremo, scambio alla pari, aspettare, scambi alla pari sono sempre un po' pazienza. Complessi alla ce l'hai pari. Pazienza fino a mercoledì, ma soprattutto perché io dopo farò un pezzo di strada con te, per cui ti devo accompagnare, ti devo accompagnare per tutto il parte. Tempo devo, allora devo dire che lui appena è veramente eccezionale, eccezionale, primo, secondo anche tutte le notizie che vorrà avere lui da grande dirigente storico, dirigente dell'Inter qual è, chiaramente poi la sua presenza impone, no? Da un giornalista che gli si faccia qualche domanda e gli si rompa anche un po' le scatole, però lui glielo dicevo, insomma, è talmente sempre diplomatico. Eh sì, non si sbottona. Ha questo profilo alto. Sai qual è il mio dolce preferito? Qual è? La diplomatica, per quello. Attenzione. Beppe Marotta ha rilasciato, prima della sfida sconfitta di Torino, delle dichiarazioni. Giovanni Capuano, oggi due sono le soluzioni, o perdi dei soldi o devi cederlo, oppure tieni il calciatore scontento. Sono tre le soluzioni, ma vedo che l'Inter da questa trattativa non potrà uscirne. Ieri ci siamo sentiti che erano le sei di pomeriggio in radio, sono passate più di 24 ore e mi sembra che non si sia mosso nulla su Perisic. Cioè non è semplice muovere uno come Perisic senza perderci dei soldi, riuscendo a trovare un'alternativa che sia importante per una metà però di stagione. Però qui non può più restare. Io non lo so, io ieri ne discutevamo anche con Michele, effettivamente la strategia comunicativa di Marotta è particolare, però Marotta ha esperienza, ha la capacità di gestire queste cose, quindi può anche essere che abbia scelto di mettere Perisic spalle al muro davanti alle sue responsabilità. Noi sappiamo che alle 20 e un minuto di giovedì, se Perisic non sarà andato via, con queste condizioni probabilmente avrà l'obbligo almeno di vivere 5 mesi avvicinandosi al suo livello. Credo che sia questo il ragionamento, cioè, perché l'Inter non ci perderà soldi. Sì, ma la domanda è, l'Inter può perdere, lo chiedo ad Alfredo e poi allargo la discussione con gli ospiti, può perdere nella stessa sessione, negli ultimi 3 giorni di mercato, sia Perisic che Candreva? Pedullà. No, il problema è quello che ha detto Giovanni, cioè perdi Perisic, tra l'altro l'allenatore si è esposto in modo molto chiaro, ha detto che gli aveva chiesto di non giocare a Torino. Quando un allenatore si espone così e poi rende pubbliche queste cose, è anche padrone di renderle pubbliche, però alla fine poi devi interpretare questo cosa, cioè in prestito con diritto di scatto all'Inter non va bene e lui vuole andare. In prestito onerosa all'Inter con riscatto non va bene e lui vuole andare. Bisogna ragionare su questa forbice e mancano meno di 3 giorni alla fine del mercato, perché siamo sotto le 72 ore, siamo a 69-68 ore dalla fine del mercato. L'Inter ha ragionato su De Paul, poi ti do il motivo dell'incontro oggi tra Inter e Parma, perché c'è un retroscena che è legata ad altri ruoli, chiaramente non a Perisic, sta lavorando su De Paul e ha memorizzato la volontà di Candreva di andare via. La differenza tra agosto e gennaio qual è? Che ad agosto lui sperava di giocare, ha detto no al Monaco, la sua compagna era in stato interessante, adesso è nato l'erede di Candreva e adesso una scelta di vita lui la farebbe, se lascia l'Inter è per andare in Cina, non va da altre parti, che io sappia, fino a prova contraria che al momento non c'è. Se lo vuoi inserire in uno scambio tutto è possibile, ma c'è poco tempo, se vuoi farlo eventualmente dopo c'è tempo fino al 28 febbraio perché il mercato in Cina chiude il 28 febbraio, però prima devi sbrogliare la matassa Perisic, cioè, intanto se fermo, ne davanti fermo, diretta, con diretta, Maroccia, fermo, bene. In diretta Cilli. Sembra che sia una situazione normalissima in tutte le società, ogni tanto, visto che ieri il Presidente non ha potuto venire a Torino e quindi ci ha invitato e abbiamo raccolto questo invito. Cosa avete parlato? Chiaramente il mercato, ecco, si può dire che si è parlato delle trattative calde. Si fa il punto della situazione, come sempre, ecco, però cose normali. Direttore, ma sono arrivate offerte concrete? Se sono arrivate offerte concrete per quei giocatori che hanno manifestato la voglia di andare via,
Allora, come abbiamo già detto e ripeto, è chiaramente difficile trattenere i giocatori che non vogliono rimanere, però se, al momento attuale nessuna offerta concreta è arrivata, per cui non esistono questi presupposti. Come si fa a recuperarli questi giocatori come Perisic che non vogliono rimanere? Quello che sta capitando a noi succede in tantissime altre squadre. Io personalmente sono stato fautore di un mercato molto ristretto. Si sapete che questa è stata una cosa straordinaria averlo riaperto, e quindi ancora una volta è riprovato che pochissimi movimenti interessanti si sono registrati in tutte le squadre, e direi tanti invece insoddisfazioni di giocatori che vogliono andare via si sono verificate, quindi sta a noi gestire anche questa situazione. Sono su Perisic, perché il caso scottante è quello di Perisic, no? Ma scottante, sono situazioni normalissime. Stop, ma arriverà qualcuno, direttore? Basta. Chiudiamo con un saluto, direttore. Ha lasciato un bigliettino all'interno del ristorante? Sì, l'ho lasciato. Ha ragione Wanda. C'è un suggerimento. Tutto a posto, avete mangiato bene, però, dai, si può dire. Con Spalletti un bel clima c'era. Chiudiamo con una cosa su Spalletti che l'abbiamo visto. Basta, ragazzi. Grazie. Basta, allora lo salutiamo e ringraziamo in diretta. Tutto in diretta, bravo Cilli, bravo Luca Cilli che non ha mollato un colpo per la diretta. Adesso Luca, torno da te anche per i commenti che faremo con gli ospiti. Beppe Marotta, pronti con la nostra ultima ora per Marotta, sono le 23.17, ha parlato al termine della cena con Zango, con Valentino, con ovviamente Luciano Spalletti al termine. Mi sembra che ci abbia dato una notizia, siccome sono passate 26 ore rispetto a ieri quando ha parlato pochi minuti prima di Toro Inter, lui ha detto al momento non ci sono le condizioni su Perisic. Ma la fine non ci sono anche ieri, però, e non ci sono le perché condizioni. Ha detto non abbiamo offerte e oggi e, passa un giorno e non abbiamo e passa, offerte. Passa un giorno, ma si sta avvicinando la scadenza e quindi secondo me dobbiamo cominciare a ragionare su questo, cioè su cosa succede un minuto dopo le ore 20 di giovedì. Appunto, però a questo punto, allora Alfredo, poi andiamo dagli ospiti anche per analizzare le parole di Marotta di ieri, confrontandole con quelle di oggi. C'è una spina per Spalletti, Perisic se ne vuole andare, ma non c'è un'offerta concreta per far sì che l'Inter possa fare cassa. Sì, perché stavo completando il discorso di prima, che alle 20.01 puoi anche ragionare su Candreva, se restasse Perisic, con quale voglia non lo so, ma ha spiegato benissimo Marotta, non ci sono le condizioni per cedere Perisic perché non c'è l'offerta congrua che l'Inter ritiene giusta o affidabile al punto tale da poterla valutare. Poi ti ripeto, se resta Perisic con la voglia e controvoglia, questo è un problema suo che l'Inter saprà gestire, fino alla fine di febbraio hai la possibilità eventualmente di accontentare Candreva, perché uno può uscire eventualmente, mentre su De Paul i discorsi sono andati avanti perché l'offerta cash del Napoli c'è stata ed è stata molto importante, vicina ai 30 milioni, senza contropartite tecniche, è stata sottoposta all'Udinese. L'Udinese poi ha contattato l'entourage del ragazzo e il ragazzo ha detto che preferirebbe l'Inter senza nulla togliere a Napoli, e quindi è un'operazione che è stata imbastita, oggi il suo agente era a Milano, per la prossima estate come abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Quindi aggiungo il famoso retroscena che volevo raccontare prima. Perché Fabiano oggi è andato in sede all'Inter per incontrare Marotta e Ausilio? Sicuramente non per un attaccante, ma neanche per un centrocampista, ma per informarsi e per cautelarsi in caso di cessione di Bruno Perez, che chiaramente per D'Aversa è un tassello imprescindibile, però il fatto che sia andato Fagiani in sede all'Inter per informarsi della posizione contro... Che ho detto, scusami? Perez. Bruno Alves, scusami, Bruno Perez è un altro paio di maniche, è andato all'Inter per informarsi della situazione contrattuale di Ranocchia, che la conosce bene chiaramente perché non ha più un contratto lungo, e per cautelarsi nel caso in cui su Bruno Alves, indipendentemente dalle smentite che ci possono essere in questi minuti, si dovesse registrare un clamoroso colpo di coda nelle prossime ore, parlo in generale. E allora lui ha chiesto Ranocchia e la disponibilità di Ranocchia, che è un profilo che piace perché si deve cautelare su un difensore. Serafini, su Perisic le parole di Marotta a questo punto non sono di chiusura, vogliamo accontentarlo, fa capire, però come si dice a Milano, tu che sei della zona Gheneminga? No, ma Gheneminga, ma tu conosci bene il pubblico di San Siro e soprattutto in particolare quello dell'Inter? Cioè Perisic come si ripresenta in campo dopo aver detto per un mese che se ne vuole andare? Ti faccio un nome, Brozovic.
Cioè, appena... Un anno fa di questi sì, tempi. Sì, però Brozovic era sempre borderline nel progetto. Perisic è un titolare fisso, vice campione del mondo, che per l'immaginario di tutti dopo Icardi è l'unico campione di cui dispone l'Inter al momento, e quindi è un ruolo un po' diverso. Brozovic era un po' titolare, un po' riserva, che volesse andare via ci stava, ma questo adesso dopo aver fatto il mondiale, dopo aver fatto 4 mesi, dice vuole andare via, l'Inter non riesce a scaricarlo, come si ripresenta a San Siro? Molto male, cioè tu per 5 mesi già hai avuto pochissimo da ottobre oggi. Meno di quello che ha dato fin qui è difficile. Ecco, io credo, da maggio ci riesce. Ci siano due strade da seguire. La prima è quella di Brozovic dell'anno scorso, cioè alla fine Brozovic è sceso dall'aereo che lo stava portando in Spagna ed è diventato un giocatore importante, Spalletti ci ha lavorato anche nel rapporto con il pubblico che era compromesso per tutte le vicende che conosciamo. La seconda, Marotta, viene dall'esperienza della Juventus. Queste cose si regolano, se non si riesce prima, a fine stagione. Ricordati lo sgabello di Bonucci. Io credo che Marotta sia stato preso per portare sì, Marotta, una parte sì, di quella. Ma l'interista non vince da tanti anni, esasperato, è arrabbiato. Adesso poi, tra l'altro, c'è questa moda che il problema dell'Inter che non è Icardi, che mi fa impazzire. No, adesso c'è Perisic che vuole andare. No, però immaginate, sì, si discute sempre solo di Icardi, adesso di Perisic. Che sono però due... le parole di Marotta di ieri e di oggi, in questo momento che abbiamo sentito in diretta a Sport Italia Mercato, sono importanti al termine. Sì. Della cena di mercato, Paparesta, l'Inter si è messa in un vicolo cieco adesso. Più che in vicolo cieco, devo dire innanzitutto, non capisco questo Perisic, perché è stato titolare inamovibile, al contrario di Brozovic l'anno scorso che aveva delle difficoltà. Perisic ha giocato, giocava sempre, anche quando le prestazioni non erano, tant'è vero che c'erano malumori nello stadio, perché quando si faceva il cambio con Politano, ma non certo con Perisic che rimaneva lì fisso. Quel gruppo di croati, che Perisic, Versalico, Brozovic, che addirittura dovevano farli arrivare Modric, adesso all'improvviso svanisce con... Devo dire, è un po' strano come situazione. Perché... Ci può essere stata una rottura con Spalletti, lì che vuoi arrivare? No, chiedo, non ho idea di cosa possa essere. Però... Credo che comunque... Anche perché Spalletti sembrerebbe che abbia dato l'ok alla cessione. Anche perché Spalletti... Devo dire, lo utilizzava più di tutti quanti, quindi Spalletti forse è l'ultimo che è forse quello più dispiaciuto di tutta questa situazione. Tra poco dovremo sentire se uscirà dalla cena, ci colleghiamo ancora con Luca Cilli per capire se la cena è finita per tutti o solo per Marotta, De Santi. Diciamo, l'Inter non ha mai brillato per gioco, però l'eliminazione dalla Champions sicuramente ha acuito molto questi problemi. Potrebbe rinunciare anche a un esterno offensivo perché ha una tale varietà di colpi che potrebbe dare fiducia a Lautaro Martinez, che è stato un po' penalizzato nelle rotazioni. La priorità dell'Inter è cercare di rinnovare quanto prima il contratto di Icardi, perché tutto questo bailam che si è creato intorno, secondo me, ha levato un po' di serenità a Icardi e le ultime prestazioni ne sono testimoniali. Io credo che lo rinnovano. Lo rinnoveranno senza problemi, anche perché non è una scadenza, è imminente, però sicuramente anche il chiacchiericcio non fa bene in questo momento a Icardi. Attenzione che poi l'Inter, quando ha giocato a due, sicuramente ha fatto più fatica rispetto a quando giocava a tre. L'Inter non è pronta a far partire gli esterni quest'anno. Cioè l'Inter non è una squadra costruita per non avere gli esterni. Appunto. Ma l'ha dimostrato anche la partita di ieri sera. Poi magari in estate ci lavorano Lautaro, Icardi, non lo so, con calma. Ma però oggi l'Inter è costruita l'Inter per avere gli esterni e deve averne quattro. Qualcuno mi sa dire... Perisic deve andare, abbiamo sentito prima le parole di Marotta, vuole andare, non abbiamo un'offerta, ma oggi il valore di Perisic, quando siamo al quasi 29 gennaio, la chiusura è alle 20 del 31, quant'è cash? Rispondetemi. 30. Sì. Un trentello? 40. 40? Alfredo, quanto vale Perisic oggi? 40 perché... se si rimette a giocare. Ho capito, no, lo devi vendere entro il 31. Oggi vende, alla luce del suo ultimo rendimento, siamo anche sotto i 30.